Allora, buongiorno. Cosa succede oggi? Pazzesco, incredibile, dici tu, dicevano i latini. Oggi arriva la fibra. Oggi ci sono gli omini che stanno cercando di passare i cavi per arrivare sino da me. Cosa vuol dire sino da me? In un posto così piccolo come Bubbiano, isolato, nel senso che non ha altri paesini attigui, no? Qui c'è una strada, una piccola bretellina, e poi c'è Bubbiano, e poi c'è attorno a Bubbiano il nulla, il vuoto cosmico pneumatico. In questo vuoto pneumatico io abito nell'ultima estremità del vuoto pneumatico, per cui non solo è stato un miracolo che la fibra sia arrivata a Bubbiano, sarà un miracolo se la fibra arriverà sino a casa mia. Per cui c'è questo omino, c'è una squadra di albanesi fantastici, che mi raccontava che sta cercando pozzetto dopo pozzetto. Allora, no, c'è un altro pezzettino ancora più interessante, che in questo vuoto pneumatico, io abito nell'ultimo posto del vuoto pneumatico, nell'ultimo angolo remoto del vuoto pneumatico, perché praticamente c'è Bubbiano. Alla fine di Bubbiano, al confine con i campi, praticamente qua c'è un pieno zeppo di risaie e nient'altro, c'è questo, chiamiamolo, complesso di case, si chiama Visconti, e sono Visconti 3, Visconti 2 e Visconti 1. Il Visconti 3 è quello che è proprio a ridosso della strada. Poi c'è il Visconti 2, che è dove sono io, che ci sono 800 metri circa di strada dritta da fare con un altro cancello, e lì dentro c'è il Visconti 2 e il Visconti 1, per cui loro sono arrivati al Visconti 3 perché è a ridosso della strada, abbastanza semplicemente mi diceva. Ma devono farsi 800 metri di strada, pozzetti pozzetti, per passare la fibra. Ora, qual è il problema? Il problema è che per farsi tutti questi pozzetti stanno trovando i pozzetti intasati, perché questi pozzetti sono stati messi... Cos'è un pozzetto? Un pozzetto è nell'asfalto, avrete visto il tombino, no? Il classico tombino, dove dentro passano fili cavi. Sono pozzetti o da ispezione o da manutenzione, di fatto, no? Quindi lì dentro ci sono, secondo il tipo di pozzetto, questi della Telecom, ci sono i fili del telefono, di fatto. Quindi loro cosa stanno facendo? Per non dover fare uno scavo nuovo, sennò sarebbe un delirio totale, proveranno a usare i pozzetti della Telecom per portare la fibra. Solo che, siccome non sono mai stati aperti, di fatto, perché questo complesso è stato costruito, quindi buoni 20 anni fa ormai, sono intasati di cosa? Di terra, di insetti, di nidi, di schifezze varie. Mi diceva che le formiche, non so come le formiche possono avere ostruito il passaggio, però dice che le formiche hanno ostruito tutto, vabbè. E quindi mi diceva che sta trovando i pozzetti intasati, e quindi sarà un disastro. Dovranno disintasarli? Stasarli? Comunque dovranno fare qualcosa per spaccarli, onde poter arrivare alla mia dimora, a ciò che io finalmente, persona che lavora nella tecnologia da che ne ha memoria, possa avere la fibra. È una cosa che quando succederà non mi sembra vero. Già oggi che ho incrociato sto tipo per strada mentre sto andando in ufficio, mi sembra un miracolo averlo caricato in macchina. Potevo fare un filmato, devo diventare un po' più sgamato su questa roba qua. E quindi già mi sembrava un miracolo trovare un omino che stava lavorando sui pozzetti per passare i fili della fibra. Quindi c'è comunque una percentuale di improbabilità che ciò accada, perché figurate, non è che si fanno troppe storie, cioè se ce la fa ce la fa, se non ce la fa sto cazzo, questo prende e se ne va. Sono di fatto una ditta subappaltata. Come funziona il discorso della fibra? Allora, la fibra viene stesa da terze, allora no, l'appalto ce l'hanno due o tre grossi operatori, diciamone uno tanto per facilità, Fasto / Open Fiber / ok. Quindi questi grossi subappaltano a delle ditte che fanno cosa? Fanno di fatto gli scavi, no? Spaccano la strada, non so magari se vi è capitato di vederli, questi che hanno questa specie di piccola motosega che proprio segano l'asfalto a metà,
lo segano per terra e ci passano proprio il filo della fibra, che è un bocchettone blu dove dentro passano i cavi della fibra. Questi hanno chiamiamola una specie di centralina, un nome tecnico in questo momento mi sfugge. In ogni snodo ci sono dei nodi diversi, arrivano a questo snodo, da questo snodo poi partono all'interno del quindi c'è questa rete, questa infrastruttura che arriva nei vari posti dove devono fare la copertura, dove loro hanno vinto l'appalto, e poi da questi piccoli nodi partono all'interno del paese, della città o di quel che è. E una volta che hanno steso il paese, facciamo l'esempio mio, una volta che il paese è stato coperto, quindi con i vari punti d'accesso e le varie centraline e il nodo centrale all'inizio del paese, da lì devono arrivare le abitazioni. Se è un tipo di fibra che si chiama FTTH, Fiber to the Home, vuol dire che la fibra, il cavo ottico, arriva sino a dentro casa, ok? Quindi di fatto dall'erogazione a casa, sino a che tu non attacchi, diciamo, il tuo router, non è vero neanche questo, c'è un passaggio di mezzo che è il famoso ONT, comunque ok, è tutta fibra, ok? Non esiste la non c'è nessuna forma di rame di mezzo, che è quello a più alto decadimento in termini di prestazioni, che invece accade nella situazione FTTC, Fiber to the Cabinet. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro arrivano a un cabinet, che di fatto è un armadietto, ok, mettiamolo così, a un certo punto, e da lì c'è il rame che parte nelle varie case. Quindi sino al cabinet hai fibra, poi dal cabinet alle case hai rame. Per carità, rispetto a come sono combinato io, che in questo momento ho il niente, di fatto ho i piccioni viaggiatori che portano sulle spalle i loro pacchetti TCP/IP, vabbè, quindi niente, nulla totale. Rispetto a quello, un FTTC per me sarebbe, yeah, festa grande. Ma cazzo, questi fanno FTTH, quindi speriamo se riescono a sfondare i pozzetti. Temo che se non ci dovessero riuscire, si fermeranno all'inizio del complesso sul cabinet che di fatto serve Telecom, perché c'è un cabinet che serve Telecom e da lì si agganceranno. Speriamo di no. Time will tell, vedremo, vediamo che diamine esce fuori. Beh, tutto questo è lunedì 4 gennaio 2021, ore 09:20, e io sto I'm driving to my office today. E vabbè, vediamo che succederà. Peace out.